quando passa qualcuno o qualcuno che fai fare, guarda, girare con la Watts è sempre un'avventura, perché non manca mai qualcuno che niente, che almeno ti tira un po' su, perché se no ti abbiocchi, hai capito? In 300 meters, at the roundabout, take the second exit. Le vie strane di Google Maps. Proprio. Il centro rimane sulla sinistra. Centro di questo cittadina paese, capire. 50 chilometri a Bratislava, c'era prima una pianta, no? Sai quando nelle piante mettono i fiori magari di chi è deceduto? Lì c'era non solo i fiori, cazzo c'è qua? Ah, qui si gira. Non solo i fiori, ma anche il logo dell'Audi. Non potevo fare la foto perché era una strada così, guarda, più stretta e abbastanza allagata. Sono arrivato a Bratislava, sono le 2:20. Mi mancano apparentemente 40 minuti per arrivare alla continue straight alla frontiera, diciamo. Ce la possiamo fare. Piace la Watts, quelli di fronte ti fanno i fari, no? La riconoscono, la riconoscono, ti fanno i fari. E altri invece, quelli che ti superano, ti si mettono davanti e fanno le quattro frecce. Simpatico. Piccole gioie. Dimmi, quando è che uno si mette di fronte alla Ferrari e gli fa le quattro frecce? Non puoi, la Ferrari va troppo veloce. O una Rolls Royce, ma a trovarne di Rolls Royce sull'autostrada dalla Polonia all'Austria? Mai viste. Aston Martin, Aston Martin nemmeno, rare, non me le ricordo. Audi, fate attenzione a chi guida l'Audi, soprattutto il modello, quello del Transporter, quello che ha fatto il Transporter, peggio che mai andare a Villach con una macchina normale, con questa devi contare appunto, fai 6 ore. La prima stazione mi fermo, che prendo la vignetta,
dell'Austria, relax un attimo e voilà. Eccoci qua in Austria, ecco il momento bello. Quando adesso mi ritiro e sto cazzo di bastone, il succo, mannaggia, i libri, mannaggia, questo qua che lo mettiamo qui, che c'è il caricatore, il fischietto, quando cazzo, il cuscino lo teniamo. Ah, guarda che bella. Guidato dalle 8, sono le 3 e mezza, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 ore e mezza. That's it. Adesso mi fermo per un po'. Guarda, qua c'ho l'uva, le mele, tutto il resto da mangiare. Quelli che chiudono tutto il camper, no? Chiudono il camper, no? Chiudono tutte le finestrine e dopo si mettono a mangiare. Ok, la privacy, va bene. Una domanda mi sovviene. La privacy, ok. Ma e poi ti filmi e hai 3 milioni di... o 3.000 iscritti che ti guardano mentre stai lì e ti prepari la tua cotoletta, no? Ma allora tanto vale, cioè dico, ma allora lascia aperto, no? Qui sto mangiando, no? Ma vaffanculo, ma che cazzo, you know what I mean, eh? Comunque, qui c'ho le mie cosettine, no, very nice and easy, qua i miei libri, e qui le cuffie, e qui un'altra luce, e sono a posto, guarda che bello, adesso sgranocchio. €11 per €11 io posso girare in Austria per 10 giorni. Guarda che, hai capito? Italia vaff, ma dai, cioè proprio è una ladrata, tutta l'Italia è una enorme ruberia, è un'enorme ruberia, a partire da Giovanni Rana. Cracker, mela, ma cosa ne vuoi di più? Ma si sta benissimo. Quando viaggi, tienti questa qua, c'è la borsa con dentro il pigiama, no? O quello che userai per dopo metterti nel sacco a pelo, te lo tieni qua vicino al motore, capito? Te lo tieni lì vicino al motore, no? Te lo tieni là vicino al motore. Quando ti fermi, ce l'hai bello caldo e sei a posto. Un update. Aspetta di abbassare la musica, se no copyright, affanculo. Un update. Allora, fino a Bratislava, strada normale. Dopodiché da Bratislava fino a Villach, dove sono adesso, con highway. Mi sono fermato in Lidl, sono le 9:30. Avevo passato un po' di ora a dormire. Ho comprato un po' di, no? Sprezzel, pane con le noci. Qua c'erano buonissimi.
pane con uvette, croissant, fichi. E adesso sono pronto per andare direzione Milano, strada normale, 8 ore 50. Tutto procede per il meglio, fa freddo. Alla prima frontiera austriaca mi sono fermato, ho fatto lo snack e ho dormito. Poi mi sono svegliato, sono ripartito, ma per arrivare a Graz era lunghissima, quindi mi sono fermato a dormire. E sono poi ripartito per fare tutti i chilometri Villach, cioè da Graz a Villach. Prima di arrivare a Graz, sull'autostrada, c'è l'unico benzinaio dove la benzina costa meno. In tutti gli altri sono sempre 2 euro, invece lì costa di meno. Altrimenti devi uscire dall'autostrada e trovi sempre qualche benzina che costa meno. Adesso appena uscito qua a Villach, la benzina 1,53. Which is ok. €11, la tua bella etichetta, 10 giorni, puoi viaggiare all'interno dell'Austria per 10 giorni. Le stazioni di servizio e le aree di servizio offrono parcheggi ottimi. Con ottimi servizi, sappiamo già dove vogliamo andare a parare. In Italia, ma neanche parlate proprio. Tra poltrone e sofà, Giovanni Rana, Rai e Sanremo, ho già detto tutto. Sono in direzione Tarvisio, devo dire che veramente l'Austria è organizzata bene. Buona riuscita. Dimmi, mi conviene a me fermarmi in autogrill in Italia? No, mi fermo in un bar quando arrivo prima frontiera qui italiana. Gli autogrill in Italia non mi beccano. Cioè, è incredibile come i paesi con meno cultura siano più organizzati. La ciclabile. Questa è la parte che mi piace di più di Tarvisio. Abbandonato, proprio che belle strutture, tutte abbandonate, guarda, tutto oramai è come se avessero già dato, è finita la festa. La festa, si spengono le luci, gli amici se ne vanno e il resto porti a casa. La centrale di Tarvisio, guarda che bella piazzetta. Non c'è neve. Albergo Regina, bellissimo anche quello, guarda, è proprio in zona centrale, guarda che bello, totalmente fuck it. Non c'è neve, proprio giusto nelle piste, tutta neve sparata. Moggio Udinese.